Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata a World of Tanks, in questo caso World of Tanks Blitz. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete diversi link, fra cui un link che vi permetterà di acquistare Wondershare Filmora con uno sconto del 5%. Troverete il mio link di affiliazione, un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70%, oltre naturalmente a trovare il link che vi permetterà di acquistare il vero cibo biologico italiano direttamente dal sito www.ipianibio.it. Una bella scucca della di mani. Detto questo, iniziamo la nostra serie. Naturalmente vi auguro buon inizio settimana per tutti quelli che stanno guardando questo video su YouTube. Naturalmente, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, lasciate tanti bei like al video, così permetterete di poter crescere e andare avanti. Iniziamo, vai. Caricat Novara. Chi è? Io mi copro dietro a questo carro perché ovviamente se sparano dal lato destro noi, anzi quasi quasi tenderei allora usiamo un po' gli esplosivi. Ecco qua. Ahia, siamo circondati. Vieni, vieni. Vediamo se riusciamo. Per una diccia. Aspetta, abbiamo vinto. Ottimo. Primo round. Direi che siamo andati anche tutto sommato abbastanza bene. Ovviamente abbiamo sbagliato un sacco di tiri. Vediamo un po' efficienza. Un solo colpo. Il carro Crusader è un carro molto complicato e complesso da colpire. Allora, adesso vediamo cambiamo carro. Nel frattempo sblocchiamo pure le ricompense.
Allora, utilizziamo questo qui, l'outcast. Eccolo qua. Allora, provviste, mettiamo questo, questo e questo. In effetti sono le provviste che già avevo nel precedente gameplay. Questo direi che possiamo anche lasciarlo così. Diamo un'occhiatina qui. Ah, ci abbiamo ancora da riscuotere alcuni premi. Un moltiplicatore di punteggio per l'equipaggio, incremento tecnica, incremento ricarica. Cos'altro c'è rimasto? Container enorme, vediamo un po'. Oh, incrementi oro e incrementi ricarica. Ok, noi ovviamente non li andremo ad utilizzare adesso, ma in una fase successiva. And so, hi everyone, welcome to this video, welcome to the channel, and thank you so much to following this channel. Don't forget, if you are watching this video on YouTube, don't forget to leave a comment down below, like the video, and don't forget to visit my social media channels. You will find the links in the video description. And if you are interested to buy Wondershare Filmora with a lowered price of minus 5%, you can buy Filmora by my affiliate link. Thank you so much, and now let's fight. Sto notando, ragazzi, che sto entrando molto ma molto velocemente sui server negli ultimi giorni. O hanno aumentata la capacità dei server, oppure semplicemente ne hanno migliorato. L'accessibilità. Questi qui hanno giocano sporco, eh. Bello come legato, eh. So complicated. Quello sta aspettando a me, sta aspettando. He's looking for me. The 88 Alpha Tango number 8. Even not a scratch on the wall. GG, my friend.
questo è andato. Mission accomplished. Salut à tous et bienvenue dans le canal. Merci pour suivre le canal, merci pour le follow. N'oubliez pas de laisser un j'aime ou un like sous la vidéo. Naturellement, je vous invite à vous inscrire au canal si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est tout à fait gratuit. Et voilà, merci. Però quasi quasi una scoccadella di mani, ad essere sincero, io me la farei. Gigi, approfitto ancora per salutare e ringraziare tutti voi che state facendo crescere questo canale. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. Allora, andiamo avanti. Qua ci abbiamo missione con cani contro gatti. Che significa? Ah, ok. Con i carri di categoria superiore. Allora, lasciamo così. Acquista. Direi che con questo carro ci è andato anche abbastanza bene. La Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Willa, carissimo Harry, buon pomeriggio, buon inizio settimana, amici ed amiche di Twitch ma anche di YouTube. Vi invito assolutamente ad andare nel canale del nostro amico Harry DJ 80, Harry DJ Harry 80, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche e vi ricordo che con il nostro mitico Harry vi divertirete un sacco, oltre naturalmente ad ascoltare della musica anni 80-90 che ha fatto un bel revival. Quindi naturalmente vi invito a passare nel suo canale, oltre naturalmente a passare anche nel canale della nostra mitica Gaia. Mi raccomando, iscrivetevi ai loro canali, attivate le notifiche, fatelo ovviamente anche per il canale del nostro Mr. Gaspar House. Lo faccio con grande piacere, Harry. Quando posso, come vedi, o ti seguo da Twitch o ti seguo da YouTube, quindi in qualche modo comunque mi tieni compagnia e mi diverto fra le altre cose. Nel frattempo qua siamo in una situazione un pochettino di vacation. Il nostro Gaspari ormai entra, c'ha la sua sigla d'ingresso, infatti è l'unico che entra sempre con la mitica sigletta, che il sound alert che ho creato per il canale del mitico Aleasso. Oh, purtroppo c'è Gingerozzo che è rimasto da solo perché Pandozzo non funziona più. A quanto pare c'è l'app, perdon, la,
La situazione è là che non funziona, quindi per il momento il nostro pandozzo, pardon, il nostro gincerozzo si fa un po' di solitaria. Sì, Stefano, I know. Diciamo che per privacy il nome originale non proprio lo dico sempre, comunque sei sempre benvenuto. Vediamo se riusciamo a beccare. Non ho capito chi è. Sembra il solito carro. Meno male che ho cercato copertura. GG. Ho visto diversi tutorial, pardon, diversi video, e quindi a quanto pare che sia stata hackerata l'applicazione, insomma è per questo che non è al momento utilizzabile, però diciamo che Pandozzo si può anche fare a meno. Gingerozzo invece, Gingerozzo è molto più affettuoso, infatti fa le feste a tutti quanti, pure quando entro io in chat. E si scorda sempre che a me, insomma, come può stare sciallo, liscio e tranquillo. Allora, vediamo un attimo qua che ci dà. Speciale. Ah, abbiamo sbloccato pure questo. Vabbè, tanto per il momento non ci serve proprio urgentement. Allora, vediamo un attimo quanto ho speso prima. Vediamo un attimo, perché devo capire quanto ci vado ad accapezzare con tutto questo. Allora, vediamo un po'. Incrementi, ecco qua, 1000, ok, diciamo che non abbiamo speso un granché. Eh sì, anche perché non abbiamo utilizzato i consumabili, perfetto. Ok, 24. Alla console, c'è di Jerry, alla console, c'è di Jerry. Qua facciamo tutto dal vivo, tutto per il nostro Harry, che oltre ad essere un bravissimo DJ è una bravissima persona, così come il nostro Gaspari e la nostra Gaia. Ad essere sincero, ragazzi, devo essere sincero, mi sento veramente fortunato, perché altrove non ci sono queste persone così corrette, mentre invece in questo canale e soprattutto in questa piattaforma sto conoscendo veramente tante persone che al di là del lato, diciamo così, artistico o di contenuti digitali, sono anche di contenuti umani molto ma molto alto livello, come si dice da queste parti qua. Oh, che si è fatto? È passato e non si è fermato sulla base qua. Ok, smasher, vai. Pizza fritta e caffè napoletano. Ah, sfido, pizza fritta con il caffè. Beh, come spezza sonno, sì, direi che è proprio l'ideale il caffè dopo la pizza fritta insieme, non come fanno in alcune altre parti del mondo che prendono il cappuccino. Però de gustibus non discundandum est, come dicono quelli che parlano bene il latino, quindi è tutto da provare prima di poter dare una propria opinione, ecco, non è corretto dire.
diciamo così, il giudizio. Oh. Oggi l'agghicchio un pochettino, comunque il server qua, però ho notato che sto notando che i server li hanno migliorati. Va, spara, spara. Bella, spara. Spara, spara. Boom. Ci piace latino. Prima pizza, fritta, birrazza. Ah, ok, allora tutto cambia. Vai, spa. Bella, spa. Ma che fai? Ti stai mettendo paura? Willis, carissimo. Buon pomeriggio, buonasera, buon inizio settimana. La fascia del bicarbonato di sodio. E qui ci siamo tutti, ma proprio tutti. Willis, ti presento, non so se lo conosci. Ti presento DJR80. Gaia forse già la conosci. C'è il nostro Gaspari, che naturalmente è molto presente. Se vuoi passare anche nel canale dell'amico Harry, che è un bravissimo DJ, fa tutto dal vivo con i vinili, ragazzi. Fa tutto con i vinili. Quindi, se siete appassionati della old school dei DJ, non potete perdervi le live del mitico DJ Harry. DJ Harry in console. Alla console, Mr. DJ Harry. Vieni da piglio cordone. Anzi, sono rimasti sul ca. Vabbè, mi faccio la cartella. Ottimo. Optimus. Sì, vabbè, meglio qua. Questi però mi fanno, eh. Vai, carica qua. Lascia qua. C'è qualcuno qua dietro. Beh. Eccola. E sono rimasto da solo, aiù. Mi hanno praticamente fatto il famosissimo paliatone. Allora, facciamo anche lo shoutout al nostro mitico DJ, pardon, Willis, che naturalmente è un altro amico del canale, che ovviamente vi invito a seguire. E poi naturalmente facciamo anche uno shootout al nostro Gaspari, che ci passa sempre a salutare, e ci facciamo un'altra bella scucca dalla divana. Sì. Ciao, bravo, come si dice dalle parti nostre, ci siamo fatti la cartella. Eh sì, mi hanno fatta la cartella. Ah. Ero convinto che fosse rimasto qualcuno, invece mi hanno proprio lasciato da solo. Mi hanno lasciato con un Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu. E quasi quasi restare con Outcast. Anzi, vediamo un po' qua come ce la caviamo. Ah, questo lo mettiamo. Sì. Visto che parecchio pure fra le altre cose, non prendo sto carroccio, questo bel carro. È il charro. House. E il nostro DJ Harry di musica, vi assicuro, anche voi amici di YouTube, che se ne intende, quindi va giù, mi raccomando. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Esatto, come dice Willis, a disposizione. Willis, welcome back, and so don't forget to follow the channel of my friend DJ Harry 80.
share his live streaming. Don't forget to like, subscribe, and so thank you. Oui, Moreno, torna sta casa, aspetta te bebe. È arrivato pure Moreno, ragazzi. Arriva un Moreno. Hashtag Moreno. Carissimo, buon pomeriggio a te e buon inizio settimana. Anche se siamo a martedì, però è come se la settimana fosse iniziata più o meno. Questo che stiamo guidando in questo momento. Facci la miseria. Vieni da Pio, perdono. Vieni. Fammi le simpe pazze, vedete. Boom. Va bene, capito. Mannaggia miseria. Sì, vabbè, domani, dai. Dai. Vabbè. L'ho detto, sto carro non è proprio il massimo. E ultimamente qua, diciamo che ci siamo dati un po' al carrismo, che è diventato il nostro stile di vita qua. Ritorniamo un attimo qua e vediamo come finisce questa partita qua. Allora, questo è un altro handicar, ma gli handicar qua non conviene proprio usarli. Un Panther. Attenzione! Gli ha fatto la cartella. Aliega Panther, Jaisch, che non come zu fahren. Wunderbar, meine Freunde Morina, ja. Plim plim, mi raccomando, andate a seguire a Moreno, perché se non seguite a Moreno poi non mangiate, non bevete il caffè vero, e vi danno il caffè quello là diluito, quello lì polverino. Non preoccuparti, è normale, è tutto, c'è sempre un po' di, abbiamo vinto, c'è sempre un po' di ritardo, diciamo così, fra la parlata e l'arrivata qua. Mi sa che non ti prendo più. Allora, vediamo un attimo le statistiche. Qua ho fatto proprio pena. Sì, perché ho colpito giusto i singoli qua. Willa, carissimo, buon pomeriggio, mister Cristal. Cristal e oro. Mimetica Blitz. Io faccio pure un po' di Alicia Gargaraz. Ok, allora. Qua come siamo messi? Allora. 19.000 nicht. Ecco qua, arriva anche lo shootato per il nostro Crystal Water, Gypsy Woman. Il nostro mitico DJ Harry sicuramente sa di cosa sto parlando. Anzi, se non la sa lui è the best. Ovviamente, mi raccomando, andatela a seguire. Anche voi che in questo momento siete in chat, vi invito assolutamente a passare nel canale
del nostro Harry. Vi assicuro che vi divertirete e passerete anche delle serate, dei pomeriggi in musica, mentre voi praticamente state, che ne so, state disegnando, state photoshoppando, state studiando. Mi raccomando, a proposito, faccio anche gli auguri di buon inizio anno scolastico a tutti gli amici, le amiche del canale. Naturalmente faccio anche un grande in bocca al lupo e un buon inizio di anno scolastico anche a tutti coloro che naturalmente fanno parte della scuola, reparto scuola, quindi collaboratori, professori, maestri, tutti quanti voi. Naturalmente ci facciamo una bella scuccatella di mani, perché se la meritano, ricordandovi ovviamente, cari genitori, che tutti coloro che lavorano nell'ambito della scuola sono incaricati di pubblico servizio. Quindi mi raccomando, quando vi rivolgete a loro, fatelo sempre con grande educazione, ricordandovi che ovviamente interruzione di pubblico servizio, ovviamente si parla di reati penali. Ma detto questo, però, ovviamente ritorniamo soprattutto nell'ambito ludico, quindi nell'ambito dello spasso, come si dice da queste parti. E come vedi, caro Harry, in questo canale forse sono l'unico che, oltre a fare un pochettino di gameplay fra virgolette un po' così, forse sono uno degli unici canali, se non l'unico, che ogni tanto fa anche un po' di tratta anche argomenti un po' sociali e non solo social. Comunque, per gli amici che sono in chat, naturalmente scambiate un bel follow insieme. Ok, aspettiamo che rientra. Dalla pubblicità, anche se l'ho disattivata fra le altre cose, però. Ok, Willis, grazie di aver passato la tua pausa caffè con noi. Naturalmente, appena potrò, passerò anche da te, perché fra le altre cose è un sacco di tempo che non passo più da te, quindi devo assolutamente passare a salutarti, così come devo fare anche con il nostro amico Harry, che naturalmente è una bravissima persona. Ok, è ritornato il nostro Crystal, naturalmente, Crystal Water. Ritieni presente questa, diciamo così, richiesta, magari Gypsy Woman. E vabbè, che stiamo ci fanno? Alterno. Aia. Grazie Willis, grazie ancora di essere passato a salutarci. Naturalmente ci becchiamo anche da te. See you next time into your live streaming. Thank you, my friend. Scucadelas de manos. Come si dice dalle nostre parti, mister, il nostro Harry sa bene. Ci abbiamo tutta una serie di modi di dire per quanto riguarda l'applauso. Infatti gli amici di YouTube molto spesso, in una serie che si chiama Trader Life Simulator 2, sentono molto spesso questo termine, ma alcuni di loro forse hanno iniziato anche a capire, anche perché nei sottotitoli ovviamente l'ho scritto anche in italiano. Qua sotto, nave dei pirati in vista, noi andiamo per il mare con il nostro capitano Sean Willis. Questo è vero, però se riesco devo qualche volta devo passare anche da te.
Io poi faccio il giro un po' in tutti i canali degli amici e delle amiche, quindi diciamo che non sempre riesco a essere presente e poi ovviamente vado a dare una mano anche a piccoli canali che necessitano di una media per raggiungere l'affiliazione, quindi vado anche un po' a fare un po' di compagnia anche in canali diciamo che non conosco, però quando vedo che c'hanno pochi spettatori e siccome io so cosa significa stare da solo praticamente, allora ecco che viene lo spirito di solidarietà. Oltre allo spirito partenopeo, che è quello di comunque di dare sempre una mano quando si può fare, ma questo è uno spirito, io ho detto partenopeo, ma ovviamente è uno spirito che accomuna un po' tutte le persone di buon cuore e anche quelle di che hanno, diciamo così, un buon cuore ma meno operativo, ecco, forse le buone azioni le tengono ancora bloccate nelle intenzioni, però un'azione è come mettere il pallone in rete durante una bella azione di contrattacco o di contropiede in calcio, oppure anche una bella pipe nell'ambito della palla a volo. E ovviamente per gli amici amanti del volley, ovviamente per quelli che sono in diretta e che stanno guardando questo video di martedì, questa sera alle 21 gioca la nazionale italiana di pallavolo maschile e stiamo ai quarti di finale per gli europei. Quindi io stasera ovviamente la partita non me la perdo perché la sto seguendo dall'inizio sia la maschile che ovviamente anche la femminile. Quindi non si vive di solo calcio, ma si vede anche, insomma, seguite anche gli altri sport, basket, tutte queste cose qua. Boom! Ha fatto a bot, Harry. Chi se ma fa pel, chi se lo colpo solo. C'è mi sei. Boom! Non mi ha colpito, meno male. Ma guarda chi sta la semisa. Se mi si cagava il copo in sì. Sì, vabbè, ma mi metto defilato qua. Voglio vedere come fai, va? Qui mi sa che devo utilizzare i colpi esplosivi per danneggiarlo un po' di più, eh. Voglio ci sta Harry. Mannaggia, meno male ci ho detto pure che ci sta Harry. Che fa? Questo non l'abbiamo ancora colpito. E com'è? Guaiù, qua ci sta DJ Harry. Ci sta pure Crystal. Ci sta Crystal Water. Rarari ra ora. Sta all'appoggio, il carro in appoggio. Mannaggia. No, e tu caspita sta questo. Che è successo, dai, che è successo? What's up, come dicono quelli che parlano proto bello l'English. What's up, my friend? Yo? E questi stanno qua, stanno. No, mamma mia. Wow, Gaia.
spero sia veramente cosa di poco cosa. Ti sei distratta praticamente. L'altra si parla in spagnolo che sta studiando italiano, dovevi sentire che accendo per aiuto, sapevo. Lo sai una cosa? Che noi italiani riusciamo a comprendere meglio, cioè noi italiani riusciamo a capire un po' più o meno lo spagnolo, ma se noi parliamo in italiano, gli spagnoli a quanto pare hanno difficoltà nel capire le parole. Ho visto un video qualche tempo fa che parlava proprio di questo, di come per noi italiani sia, esce la miseria, sia leggermente più, diciamo così, semplice fra virgolette riuscire a comprendere lo spagnolo. L'accento buono ovviamente è quello là di coloro che fanno dizione, quindi non appartiene a nessuno di noi. E soprattutto, se la memoria non mi inganna, e soprattutto se non ricordo male, la lingua italiana è detta anche la lingua del latino volgare, ma è nata dalla penna di un certo Dante Alighieri, che pare fosse toscano fiorentino quindi voglio, non la prendete a male, ma l'italiano, la lingua italiana è nata in Toscana. Poi vabbè, chi fa dizione è tutta una cosa. Comunque aveva una pronuncia talmente buona che sembrava fosse italiano. Ah, caspita, buon per lui. Beh, in assenza di cadenza dialettale, sì, sicuramente risulta molto più preciso. Si può dare pure che ha fatto addizione, quindi ci frega a me, a te e a tutti quanti. È qualcosa di particolare questa cosa qui. La dizione, la Z, la Z, la Z, la Z. Io facevo dizione, ma non io ricordo che facevo le addizioni all'elementare, e qualcosa forse qualcosa mi è rimasto fortunatamente. Vediamo un po' com'è andata questa battaglia qui. Allora, lì, innanzitutto lasciamo il pollicione in su perché sono stati bravi tutti quanti. Poi vediamo un po' le statistiche, perché mi sa che ho fatto pena che sta a sto giro con questo carro. Vediamo un po', allora, andiamo qua, efficienza. Allora, nemici individuati, distrutti nessuno, no, uno solo. Ah sì, il Panther, Bretagne Panther. Ok, nemici distrutti. Allora, questo, comunque pare che io me ne ricordo solo uno di aver distrutto. Solo a me lasciano sempre i pollicioni in giù. Ah, vabbè, ma se ti riferisci i rambuzzi, a proposito, fammi lasciare anche questo. Ti dirò, peccato che non c'è la possibilità di mettere tipo la faccia di un Rambo, no? Perché ci sono alcuni giocatori che sono talmente, vorrei dire, presi, no? Diciamo così, che si medesimano talmente tanto che a volte lasciano delle reazioni e nascono delle reazioni, diciamo così, proprio assurde. Meno male che io, fra le altre cose, ho disabilitato la chat proprio per questo fatto qua, perché
Quando giocavo su Heroes and Generals c'era sempre un macello, perché ogni volta c'era sempre il rambuccio di turno che si metteva là e diceva che no, uno non è buono, capite? Allora, poi vai a vedere, non è che quella ha vinto, magari qualcuno di questi lo hanno anche messo a capo poco dopo di te, ed ecco là che ovviamente loro poi potrebbero anche risparmiarsi di fare così. Fanno i giocatori competitivi con quei atte. Esatto, sì. Magari si sentono superiori perché boh, hanno il carro potente o in generale hanno più esperienza. Però poi vai a vedere alla fine se sta da solo, sai. Uno si aspetta che uno che ti viene fra virgolette, a tirare le orecchie sia anche competente. Ma questo accade ovviamente anche nella vita, e quindi, oltre, diciamo, nell'ambito gaming, poi sì, questi personaggi li puoi trovare tranquillamente anche nell'ambito della real life. Giga Chad è un personaggio famoso. Aspettiamo che ritorni Crystal. Io poi che non riesco a stare. Ok, sì, Crystal, in effetti ci sono questi personaggi. Anche a me è capitato, ma è capitato una volta. Cioè, nel senso che sai, stare là che sei preso dall'adrenalina. Però che cascita, poi dopo non è che continui. Vai nella chat e continui. E continui a scrivere. C'è capito? E allora là ti rendi conto che queste persone sono veramente, stanno messe proprio male. Ma non che uno è superiore, ma semplicemente per gli atteggiamenti che loro hanno. E che comunque parliamo di un gioco, non è che tu dici è un ambito vitale, allora tu dici vabbè, una critica anche un po' più passionale, diciamo così, ci potrebbe pure stare. Ma quando è in ambito così, cioè, se voi siete, se voi in generale, il voi si intendo dire quelli lì che si atteggiano, se veramente sono così preparati, bravi, rambuzzi, io dice allora rambuzzo fatele, però non rompete le semenzelle. Boom. Almeno così me lo sapevo. Almeno così uno non fa questione. Infatti ho imparato a non dargli proprio retta a queste persone. Quando loro parlano, io taccio. Mettiamoci al riparo. Mettiamoci a riparo. Ui, Morino, grazie di essere passato a salutarmi. Speriamo fin. Mi trovo in difficoltà qua, eh. Mettiamoci qua dietro. C'è un tizio che sta sparando da quell'altra parte, però pare così. Vabbè, ho capito, affrontiamo, dai. Ne scemi sei. Dai. Ah, per poco, ne scemi sei, ma fregata. Ciao Morino, grazie ancora di essere passato. Thank you so much, my friend. Salutiamo il nostro amico Morino che si congeda a Radio Dab. Sono le ore 16:22 esatte, in collaborazione con Caffè Patacca e Caffè che spacca. Vabbè, è andata così. Comunque, si è capito come fanno a sta.
Ah, ok. Dead by Daylight, questo è un altro gioco che ho visto giocare, che è bello ed è difficile pure da portare avanti, però se dovessi portarlo io non lo saprei assolutamente valorizzare. E vai, fai un tentativo, magari se hai qualche video vecchio che hai fatto o di qualche live precedente, riguardale, perché tante volte ti possono venire in mente delle soluzioni o cose da attuare per renderlo un pochettino differente da quel genere che è soltanto il gameplay. A trovare, sai, una specie di variazione, ecco, che poi può tornare sempre utile. Nel frattempo l'arbitro ha fischiato, triplice fischio, abbiamo vinciuto. Abbiamo vinciuto. The Champions. Allora, intendo che Sam in certe circostanze deve essere anche fin troppo logorroico. Esatto. Infatti anch'io all'inizio proprio, parte che io mi sono sempre riascoltato e tuttora lo faccio. La cosa che ovviamente vorrei consiglio, ma l'ho detto anche quando in altre occasioni mi hanno scritto, è proprio questo: riascoltate le vostre live mentre state, che ne so, state passando l'aspirapolvere, state lavando i piatti, riascoltatevi, o in generale. Il riascolto è molto importante perché ci permette anche di vedere quanto il nostro parlare continuamente può essere gradevole o meno gradevole, e soprattutto ovviamente questo ci permette anche di capire se il nostro tono di voce può andare bene oppure non va bene. Quindi è importante riascoltarsi, ma essere critici prima con se stessi. Quindi queste, comunque già lo facevo nelle partite, faccio perché... Esatto, bravo, bravo, questo è importante, perché poi aiuta anche a capire quali sono i nostri pregi, come dicono i toscani, ma anche il non pregio. Quindi come nel caso, per esempio, qualcuno mi dice, nel mio caso dice, mi piace il tuo modo di parlare perché è rilassante. E vi assicuro che all'inizio avevo un tono di voce un po' più altino. Mi sono riascoltato per 10 minuti, la prima volta, la seconda volta, la decima volta. Poi ho detto no, devo cambiare assolutamente il modo di parlare. Ma questo che state ascoltando, io non imposto la voce, non faccio nulla. Cioè, questa è la mia voce come esce, quindi non mi creo proprio... diciamo così, la modulazione da speaker, anche se ovviamente ho fatto esperienza nell'ambito della radio CB, quindi ho imparato anche la modulazione della voce, quindi a come riuscire a in qualche modo a enfatizzare e quindi di conseguenza a far capire all'altra persona che sto sorridendo oppure altre cose. E infatti ora non posso dirvi tanto, però sto collaborando con un altro amico streamer che ogni tanto gli presto la voce per alcuni personaggi, e anche questa cosa mi fa bene per riascoltarmi, perché è importante. E poi quando qualcuno magari ti chiede la collaborazione, vuol dire che forse al di là del lato, diciamo, della condivisione di una passione,
Poi c'è anche il fatto che comunque si crea una certa fiducia, e questo è qualcosa di bello. Ah, i filtri. Allora, i filtri, sinceramente, se posso, la post-produzione cerco di evitarla, perché mi piace il risultato già grezzo. E ovviamente, venendo anche dall'ambito della fotografia e soprattutto la fotografia analogica, ho una vecchia visione, sono un po' più old school, quindi, come mi ha anche insegnato il mio maestro di fotografia, è lo scatto originale che deve essere tecnicamente corretto, deve essere bello lo scatto. Infatti lui mi ha sempre detto che lo scatto, bisogna fare uno scatto è buono, uno è fatto bene, non magari invece di prendere, di farne più di uno e magari tecnicamente non è corretto, così come altre cose. Insomma, sono diventato veramente molto molto pignolo con me stesso. Infatti qualsiasi cosa faccio, sono il primo che sono pronto ad autocriticarmi se non l'ho fatta bene, e questo però dovrebbe essere una, diciamo così, una norma generale. Anche chi crede di essere un tenore, ma poi è una mezza gazzetta, come si dice da queste parti, e non il fatto che non cerca di correggere, e allora diventa, poi c'è il rischio che poi le persone possano un pochettino non allontanarsi, però un po', sai, si tengono un po' a distanza. Un po', io purtroppo da quando faccio eventi più internazionali non parlo più per via della mia, no, ma che c'è in Harry, perché io pure, io vedi, io per esempio la in molti, a parte che mi dicono che la cadenza partenopea si sente, però è leggerina, forse perché io, diciamo, soltanto negli ultimi anni ho iniziato a parlare un po' più in dialetto. Però comunque, poi alla fine, Harry, noi napoletani sappiamo farci sempre sappiamo sempre farci capire, quindi ci basta gesticolare, e noi italiani siamo molto bravi da questo punto di vista, in particolar modo noi figli di Partenope. Però una cosa che non gradisco è quel gesticolare come dei folli, che diciamo così fa un po' più chic, fa un po' più casual, che però se dovessi utilizzare un linguaggio nell'ambito fotografico, direi che il gesticolare è un elemento di disturbo, cioè la persona si sofferma sul gesticolare, ma non si sofferma poi su quello che tu stai dicendo, e quindi di conseguenza ogni volta che vedo quelle persone che mentre fanno un discorso gesticolano come se stessero solfeggiando, cioè che stessero leggendo uno spartito, a volte mi viene anche un po' da ridere, perché tutto fuorché altro, cioè sono proprio fuori luogo. E quindi anche quando faccio qualche volta faccio qualche video tutorial e compaio in video, non gesticolo, ma per il semplice fatto che, consentitemi il termine, è proprio una stupidaggine, cioè a che serve? Ti fa bello solo perché, opla, come questo che è passato, voleva fare il fringuelluno. E quindi è per questo che io, quando inizio a vedere dei video dove le persone gesticolano e soprattutto hanno anche un tono di voce piuttosto alto, cambio proprio, perché non mi infastidisce quel gesticolare inutile e inutilmente.
Basta, questo, vai, vai. Ottimo. Infatti a breve ho l'intenzione di fare un progettino su YouTube su qualcosa che parla proprio di queste cose qui. Però ovviamente non vi anticipo nulla, perché ovviamente altrimenti qualcuno capisce e copia, che l'originalità appartiene alla terra di Partenope. E quindi ci sarà una specie, non di video tutorial, ma sarà una sorta di vlog, di blog, dove ovviamente farò delle mie considerazioni, ovviamente, che poi ovviamente potranno essere tranquillamente ribattute eventualmente anche con argomentazioni poi obiettate eventualmente. Ecco qua, ho fatto un discorso lungo, adesso mi devo fermare un po', vedete? Perché poi so che dopo un certo numero di battute musicali poi ci vuole una pausa, oppure ci vuole un piano, un pianissimo. Chi studia musica o semplicemente chi sa di cosa sta parlando, insomma, in questo ambito è importante. E poi soprattutto perché ho la passione, diciamo così, anche della... mi sarebbe piaciuto doppiare nell'ultimo periodo, e quindi, diciamo, su un altro mio social privato utilizzo la voce per far conoscere, diciamo, delle... non so se definirli poemi, poesie, però diciamo sono pensieri, ecco. Babbu, ho capito. Ya, ma capito. Azilia, va. Vai, Azilia. Azaila. Ci facciamo sta partita in plotone. Allora, buona opzione, migliore opzione. E allora vediamo questa, arrivata a sto punto, no? Sì. Allora, prendiamo le munizioni, mettiamo. Ecco, ma ci viene un salasso. Mettiamo carica cava e gli esplosivi. Perché non si può mai sapere, che abbiamo un carro pesante e ben corazzato. E ci fa la cartellina. Allora, qua mettiamo questo, poi mettiamo l'estintore e poi mettiamo anche l'adrenalina per lo sparo e luce. Ok, az, questo con un carro di nona categoria. Ah, bravo. Vediamo, a darsi che lui è molto più bravo su questo cacciacarri, che è quello che ho fatto io all'inizio. Ho fatto giusto credo una o due sessioni di gioco, ho detto non è arte per me. Vediamo come va a finire sta battaglia di Platone qua. Che si spostano tutti di qua, si spostano. Vabbò. Ok, abbiamo capito. E chi attacchiamo?
Attacchiamo le punesse a muro. Attaccare? Chi attacchiamo? Ok, mo prendo la colla. Visto che è scritto attaccare. Speriamo che non sbuca nessuno qua. What's? What? What? I can say no more, 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 more. I can say no more, 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 more. Harry, te la ricordi questa canzone? Mamma mia. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 90. Se non ricordo male, ci hanno fatto anche un film con questa colonna sonora. Mi pare fosse Vacanze di Natale, se non ricordo male. Comunque, amici di Twitch, ma anche di YouTube, mi raccomando, se siete appassionati di musica anni 70, 80, mi pare pure 60, 90, 2000, passate da DJ Harry, non si paga il biglietto ovviamente, entrate nella discoteca di DJ Harry, mi raccomando iscrivetevi al suo canale e mi raccomando ovviamente se vi iscrivete, perché avete ascoltato il mio consiglio, lasciategli un saluto da parte mia, ovviamente. Stringiamoci a corte. Boom! Vieni, vieni da Pio, perdono. E vabbè, mo fra poco facciamo bye bye na 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 na. Ah, vai. E vabbè, è fatta. Allora, diciamo che ora suono un po' con... Ah, ok, quindi appassionati di musica, passate dal nostro DJ Harry, mo gli faccio un'altra volta lo shootout, perché così amici ed amiche appassionati di musica, vi invito a passare nel canale di Mr. DJ Harry 80. Va, va, che oggi ho fatto un po' pure io la voce in stile anni 80. Solo che ci vuole un filino di riverbero. Oh, 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 oh. E pensa, Harry, che ho dovuto ridurre anche la frequenza degli 80 Hz del microfono, perché c'ho il Samsung C01 che tira i bassi come se non ci fosse un domani. E insomma, e mi diverto. Ho detto, mi diverto a leggere le mie scritte di pensieri, mi diletto a leggerle e poi ovviamente metto anche un sottofondo musicale, che sono musiche karaoke, quindi le pubblico sia ultimamente su un vecchio canale YouTube che c'ho, ma anche sul mio profilo personale di Instagram e TikTok. Allora, vediamo un po'. Nemici distrutti, uno solo, buono. Poi, tre colpi su tre, perfetto. Uno su uno, due su due, uno su uno, ok. Ah, perforazione, ok. Quindi, molto molto interessante sta cosa. Molto molto interessante. Ti devo prestare la voce, va bene. Ma io poi a finire che faccio sfigurare la tua musica, perché tu veramente sei un maestro con la musica. E ribadisco e ricordo agli amici
che Harry suona con i vinili, suona con i piatti, suona con gli LP, non suona con i, diciamo così, con, sugli MP3. Quindi poi vi dico solo di andare a passare a guardare le sue live, perché le sue live sono come i programmi musicali, diciamo così, degli anni 90, inizio 2000. Top of the Pops. Poi non posso citare altri programmi, però gli amici appassionati e quelli un po' più agi si ricorderanno di questi programmi televisivi musicali. Caricat, chi si dice attaccare? Sì, ma a chi? Ah, tenere la posizione, ok. Mi devo mettere. Guarda chi la rossa, va. Andiamo. Che caspita. Non me la miseria. Chi si è arrivato? Alle spalle è arrivato. Boom. Vai, va. Devo cambiare posizione. Boom. Com'è? Vabbè, mettiamo la carica esplosiva qua. Boom. Wow, com'è? Caspita, io che da qua non mi posso muovere, che qua c'è la copertura. Boom. Wow, sto sprecando colpi inutilmente, ma che cazzo? Vieni, carica. Che cazzo sto guardando? Inguaiation. Vediamo se riesco a beccarli alle spalle, questi due qua. Ah, meno male. Vai. Questa volta mi sa che non voglio parlare ancora, finché è troppo presto. Allora, questo dove sta puntando? Ok. Wow, ma che cazzo? Vai. No, e beh, mi ha fregato. Wow, mi ha salvato. Wow, questo mi ha salvato un UPS, Harry. Ragazzi, mi ha salvato un UPS, vuol dire che mi ha tolto, mi ha salvato. In italiano si potrebbe dire mi ha salvato in calcio d'angolo. Ma nemmeno può rendere l'idea mi ha salvato un UPS. Praticamente è come se mi avesse preso per intero e mi avesse tirato fuori dalla cigna. Vieni, affacci. Boom, te. Dai, veloce. Dai, veloce. Boom. Finito. A parte che mi accrediteranno, anzi debiteranno sicuramente la situazione, però vediamo un po', vediamo quanti colpi a segno abbiamo messo. È la prima volta in assoluto che riesco a vincere una battaglia in plotone. Allora, nemici di Struttun, ecco, era il cacciacarri. Mo si spiega, eh? Il semovente CC56, e quando è che lo buttavamo a terra? Poi vediamo un po' statistiche. Abbiamo speso 16.000,
Vabbè, abbiamo da 25 ne abbiamo spesi circa 20.000 più o meno, 15.000. Direi che è un ottimo, ma ottimo risultato. Oh, nel frattempo abbiamo vinto pure lo sfondo del profilo terra mare. Boh, boh, bom, bom. Come dice Moreno, bom bom. Vai, eh. Tutto per voi che mi state sopportando qua. Dobbiamo sfruttare i cosiddetti artigli tattici, anzi in questo caso qui sarà più una copertura tattica che altro. Ma che se compagni, compagni mi. Io direi di defilarmi qua dietro perché che stiamo fanno alla pella. E vabbè, promo lo becco alle spalle. Dovrei beccarlo alle spalle. Bella spa. Chi si può fare proprio ci fa male a noi, ci fa male. Boom. Vai, va. Ottiche. Oh, ma standicar. No, adesso devo fare una manovra. Qui Harry, grazie ancora della compagnia. Naturalmente ci becchiamo poi da te, naturalmente, o su Twitch o su YouTube. Ci becchiamo la tua prossima live, quant'è? Così magari facciamo anche un po' di promozione al tuo canale. Se ci vuoi scrivere, magari quando è che ritornerai, pensa a giorni o in serata, così magari gli amici di Twitch, ma anche di YouTube, ti passano a salutare. Insomma, facciamo fare un po' di promozione ai canali amici. Vai, Harry, tutto per te. A te il microfono, Harry. Oh yeah. Vengo con gli occhi mi spoglio. Spogliatoi. Oh, l'ha detto pure Totò. E se lo dice Totò, ho detto tutto. Ah. Domani alle 18. Ok, allora domani cercherò di fare un saltino anche da lì. Se non è domani, è qualche altro giorno comunque. Tanto fra Twitch e YouTube ci si becca. Thank you, my friend. Thank you. And see you next time. Bye bye, my friend. Allora, lasciamo pinnato, come dicono quelli che parlano a Pratobello, lasciamo l'invito a seguire. Ah, ok, mi dice che devo attendere 11 minuti. Allora, amici di Twitch, naturalmente vi invito
a seguire il canale di DJR80. Naturalmente, mi raccomando, se non siete iscritti al suo canale, ma anche nel mio canale, fatelo. Attivate le notifiche, mi raccomando. And thank you so much. Chariotter. Qua entra nella base. Aia. E beh, l'IS-6. E quando se lo mangiava quello. Beh, non si può sempre vincere, voglio, e quindi ci dobbiamo incassare, cioè prendere la non vittoria e rassegnarci. Ci andrà bene la prossima volta. E qua ci hanno dato una bella mazzatella e abbiamo speso un sacco di soldini. Allora, vediamo un po'. Rifornimento provviste, vabbè, le provviste. Poi vediamo un po'. Efficienza. Eh sì. Colpi a segno 0 di 1. Mamma mia, proprio scarse. Beh, siamo stati meno precisi in questa sessione, effettivamente, perché c'era quel carro che... Oh, stavo attento a me. C'era quel carro nemico che aveva la corazza abbastanza difficile da poter bucare. È tornata anche la nostra Gaia Super Classifica Show, c'è la mitica Gaia e tuz e tuz. Param param pepeperanam param pere tuzze tuzzale para pa 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 para pa pa pa. Para pa 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 para na na. Gaia sei mitica. Che dici, Gaia? Avrà ragione? Io direi di sì. Babbo, questo sei già imboscato. Si è mimetizzato dietro alla pianta. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Tutti, tutti, alle, alle, e tutti, alle, alle. Tiger. Tiger. This is the eye of the tiger fire. Cause I am the champions. And don't wanna leave me roar. Voglio. Il tiger, voglio il tiger. Il tiger che non è Tiger Man. Allora, vediamo un po' se ce n'è qualcun altro ammacchiato a nascosto. Ui, Enrico carissimo, da quanto tempo non ti fai sentire, sentire e vedere? Aspetta, aspetta, fammi finire sta sessione di gioco, perché poi devo fare la scuccatella di mani, ma pure l'SO. Wow, da un sacco di tempo non ti senti. Come stai innanzitutto? Perché ricordo... Oh, ricordo che dovevi fare un'operazione delicata. Caspita, fa triste. Sembra davanti ai piedi. Il mitico Enrico, ragazzi. Un altro storico amico del canale. Tutto bene, tutto bene. Stiamo freschi e tosti qua. Oddio, freschi non tanto, però tosti sì. Stiamo qua in fase di attacche. Attaccan, ya. Siamo in perfetta parità, quindi stammici accorti. Perché il nostro Enrico, se si ingavola, sono
Sono agevoli per diabetici. This is the eye of the tiger, fire, dance it to the fire. The champions. This, ma c'è solo. A soli colpi. Wow, e che stiamo guaiati. Ci siamo nella cacchina, ragazzi. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Un compagnello mio. Di plotone qua. Stu bravo compagnello. Io plotone. Dai, voglio. Vai, 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 vai. Gira, trottolino. E chiamiamo a Gigino. O Cicino non ci sta. La paura scapperà. E Gigino. Gigino. Boom. Sì, queste è solo in multiplayer online. Boom! E eccoci qua. Andiamo a fare la shootout al nostro mitico Enrico, che dopo un sacco di tempo, a parte per la mia assenza, e poi pure un po' con lui che avrà avuto le sue cose da fare, quindi non l'ho sentito da un sacco di... Anzi, mi sa che forse l'ho... Ah, da Zappa, sì. E quindi il mitico, il nostro mitico amico Oleari Enrico. Oleari Enrico. Abbiamo fatto pure la... Come si dice? L'accoglienza da stadio qua. È arrivato il nostro Enrico, il nostro mitico combattente. Yeah. Qual era che piace mi spoglia. Spogliatoio. Diciamo che non sono con la maglietta, ovviamente non sono ignuto, ma diciamo mi sono messo un po' più libero dal busto a salire, perché fa ancora un po' caldino e quindi è per questo che non mi vedete in web. Però poi appena arriveranno le temperature più freschette, poi ovviamente ci sarà, mi indosserò il vecchio basco, che diciamo c'è pure i suoi, credo, 24 anni, sì. È un basco molto molto datato, ma molto originale. Concludi la settimana. Ho perso tutte le cose. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Grazie Enrico, grazie. Thank you my friend. E andando faccio una liscia gargarozzo alla salute. Ah, idratati, bravo. Il gargarozzo, grande. Devo trovare un modo per far suonare Alicia Gargarozzo. Allora, Alicia Gargarozzo e Alicia Gargarozzo, ok. Ha ragione Gaia, ha ragione. Sappiate che Gaia ha ragione a prescindere. Perché se non ha ragione, poi Gaia mi fa una tirata di orecchie e mi dice: uè, zio Dabba, ma tu che fai qua? Vuoi comandare tu?
e mi tira i sassolini. Anzi, mi tira la punta dei coni gelato, del cono gelato. Avete presente dove c'è quella puntina di cacao cioccolato? Ecco, proprio quella tira. Mettiamoci a riparo. Mettiamoci qua sotto a riparo. Oh, what? Cazzo, ce ne sta ancora. Hanno cambiato il puntatore. Cioè, qua sta. Guarda chi sta rostava. Boom. Dai che stiamo vincendo, credo, eh. Ah, ok, perfetto, cioè. Mi sono messo in una posizione un poco scomoda. Vieni da più per down. E vabbè, non vale. E dai. Però questa è. Lo stavo dicendo. Quella del Gaia. Aspettiamo che rientra Enrico. Nel frattempo. Ma l'amico di Plutone, il comandante di Plutone, che fine ha fatto? Ah, sta a casa. Andiamo a vedere. Fine, ok. Grazie Enrico, ovviamente, per il tuo... per aver sostenuto il canale guardando la pubblicità. Thank you so much, my friend. Anzi, ci faccio una bella scuccatella di mani a tutti quelli che... anzi, quasi dedicherei questa qua, vai. Grazie. E io, per dimostrarti la mia riconoscenza, ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. sì, diciamo che siamo un po' fuori allenamento. Il caffè patacca è il caffè che spacca, ragazzi. Scusatemi se poco. Ma 100.000 lire. Mi è venuta in mente una cosa caruccia da fare. Me ne devo ricordare. A parte che mo fra poco devo andare a fare anche una cosa per un altro amico streamer che per il momento non posso dire. Però vi dico, passate anche dal nostro Morino, ma anche dall'amico La Zappa Storta, da Mister Aiea, ovvero Mister Aleasso. Insomma, fate un bel giretto. Anche dall'amico Neofernbus, all'amico Cayman Lorenzo, insomma ce ne sono veramente tanti. Bravissimi amici ed amiche streamer che meritano. Allora, cool, grazie. Ah, questa ha visto che sono entrati in partita, vabbè. Rifornisci. Ok. Mimetica, vai. Non lo prendo quel carro perché Magnet, no, non ce l'ho io Magnet. Aia, che botta, chi ha messo il muro in mezzo? Bella domanda. Secondo me è stato Morino, lo dico io.
che prima di andarsene ha detto beh, chiudo la porta, solo che si è dimenticato di riaprire la porta e ci sono andato a sbattere. È ora di andare, vai. Vai Gigi, vai. Stiamo andando un po' alla cage di cane. Allora, quasi quasi, no, mai che mi sto di qua. Perché una maggior potenza di fuoco in teoria mi fa scambare. Eh sì, vero. Jason, lui purtroppo ha chiuso il canale. E ha un altro account, però per questioni di privacy non posso dirvi qual è. Però ogni tanto mi è capitato in passato di avere avuto l'onore di rivederlo nel canale. Le avventure di Jason, il gran maestro di farming, ragazzi. Le maître de farming. Vai, ma lascia qua. Boom. Oh, sti la munizione. E vai giù. Su farming sembri il capo anche su ETS. Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Oh, il mitico Ale Asso, meglio conosciuto come Mister che saluto naturalmente. Opla, che vi invito anche ad iscrivervi al suo canale se non l'avete ancora fatto. Opla, scusa, comandante. Vai, comanda. El Brigaderos. Io non sono il brigadiero, nel capitan. Vai Gaia. E tuz e tuz. Abbiamo fatto anche... Che ideona mi è venuta! Qua ci scappa una scuccatella di mani alla nostra Gaia, perché mi ha fatto venire in mente una cosa, forse dire abbastanza simpatica da poter fare. Brava Gaia, ma me lo devo segnare sta cosa, perché potrebbe uscirci qualcosa di caruccio e di divertente anche per il canale della nostra mitica Gaia. Perché Gaia è gagliarda. Riprendiamo, vai. Allora, questo così. Aspido, Enrico, pure so parecchio. 1 anno 3 mesi, mamma mia. Oh, è volato. Anche Gaia è una fra le più, diciamo così, anziane di servizio, nel senso di una delle prime followers. Insieme a Gaspari, a te, poi c'era anche un altro streamer che però siccome non è presente, per cose buone, però diciamo non essendo presente comunque, voi lo conoscete, 2165. Un altro bravissimo, carissimo amico del canale. Grande! Che ha detto? Plotone eliminato, ok.
Fammici scrivere. Un anno, un mese e 24 giorni, ma pure 24 giorni che la mitica Gaia mi sopporta. Allora, sì. Vediamo un attimo la mimetia. L'estiva quale abbiamo messo? No. Lasciamo così perché... Lasciamo solo quella invernale, perché questa estiva vorrei conservarla. Invernale, tosta, eccola qua. Questo è un carro che ho vinto durante tutte le tuzze e tuzze. Ah, a proposito, fammi un attimo una cosa. Ah, abbiamo sbloccato pure il livello 9. Questo si sblocca, 14.000, non se ne parla proprio. Mi servono per altre cose i punti esperienza. Allora, come siamo messi? Però ho notato che non ero proprio in massimo questo, eh. Facciamo così, mettiamole 15, perché voglio vedere se sono efficaci, perché ho visto che queste a carica cava non sempre sono efficaci nell'attacco, nei danni. Danno in HP, danno in perforazione sono maggiori. Infatti fa il minimo è 143 e il massimo è 238. Mentre invece, come mi diceva un altro amico che adesso mi sfugge il nome, il proiettile perforante, quello classico, invece ha un danno maggiore, ma ha una capacità di perforazione minore, quindi diciamo che andrebbe trovato, cercato la munizione che vi offre una media di perforazione maggiore. Quindi in teoria bisognerebbe mettere il proiettile calibrato, però metto questo qui solo perché almeno quando impatta crea un danno maggiore rispetto agli altri, all'altro tipo di proiettile. Grazie Enrico, thank you so much my friend Oleari. Enrico Gaia Casse. Poi chi altro c'era? Chi altro c'è? Crystal. Poi DJ Harry 80. Oh, già iniziato qua. Gli abbiamo fatto prendere anche un po' di punti all'amico prima, che con il quale ho giocato nel suo plotone, ho fatto parte del suo plotone, quindi ci siamo divertiti. Semimovente, ok, semovente, vabbè, voglio, se qualcuno si sposta io avanzerei, non per cattiveria. Lisciato. Io ce ne ho 20, quindi fra le altre cose ne ho sprecato il primo. Sì, vabbè.
Adesso conviene utilizzare. Vediamo un po' come siamo messi. Questo c'è il nasino girato di qua. E vabbè, ci hanno fregato, come fa? Stavano là, erano in agguato. Contro il King Tiger là, ragazzi, questi erano ben organizzati. Qua ci sono veramente quei videogiocatori, ma quelli bravi, che fanno anche i tornei. Veramente si acchiappano delle vere e proprie squadre, anzi squadriglie. Ah, questo è il Kilo Victor 4. È una buona cosa. Boom. Vai, va. Lascia qua. Ma che fai? Ti stai mettendo paura? Ti stai tirando indietro? Boom. Dai. Ah, questo è il carro. Ah, l'M3-Joch. Questo che mi pare che è americano, se non mi sbaglio. Questo qua. Sì, potrebbe capitare in qualche sessione di gioco. Tu comunque, questo si chiama World of Tanks Blitz. Tu vai nella, cerchi Dub Logistica 1 YouTube, anche se in questo momento sono su Twitch, e mi aggiungi come amico, che poi magari quando organizzi qualche plotone, queste cose qua, ci facciamo una partita là insieme. Infatti fai tanta pratica, ovviamente, perché questo non è facile. Beh, poi all'inizio mi pare che si fa un tutorial, poi l'importante è seguire anche, ma dopo ti faccio vedere un attimo l'albero di come ci sono tutta una serie di mezzi. Ti anticipo già che bisogna, consigliano di seguire un tipo di categoria di carri alla volta, quindi carri pesanti, e segui tutta la serie di carri in linea. O dopo ti faccio vedere meglio come la corsa. Beh, queste sono due squadre, mi sa. Vediamo un po'. No. E vabbè. Ho appoggiato. E beh, come si fa la cartella? Eccola. Questo è stato l'ultimo. Ah, ok, è finita la pubblicità. Grazie Enrico, scusa, ma io l'ho disattivato, solo che continua. Allora, vediamo un po'. Allora, ti faccio vedere un attimino come funziona. Intanto mettiamo un attimo. Mamma mia, qua abbiamo proprio sprecato un sacco di soldini. Allora, arrivo subito Enrico. Lascio un attimo le reazioni. Poi facciamo un'altra sessione di gioco, poi terminiamo la live. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, perché è totalmente gratuito. Ah, ovviamente non dimenticate di attivare le notifiche, mi raccomando. E se siete su YouTube, come sempre, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ma naturalmente anche per voi, amici di Twitch. Allora, ti faccio vedere una cosa. Ad esempio, tu inizi con tutta una serie di carri. Scegli innanzitutto la nazionalità, quindi americana, germanica, quindi tedesca, russa, inglese, giapponese, cinese, francese e europea. Allora, facciamo così. Scegli una categoria, quindi inizi, ti fai tutta la trafila, inizi a sbloccare la prima radice, dopodiché decidi ad esempio di portare avanti la serie, diciamo questa qua,
vai dritto e ti continui e ti porti la serie davanti. Oppure vuoi andare a fare la tua carriera con i cacciacarri, quindi vai su questa seconda linea. A questo punto poi puoi decidere se utilizzare questa linea di cacciacarri qui, quindi la Hellcat, che parliamo di un carro di sesto livello, oppure piuttosto un Jackson, e mi sono trovato bene, infatti l'ho sbloccato parecchio, oppure che ne so, un Tango 25 Alfa Tango, cioè un T25 Alfa AT, che questi sono i cacciacarri e questi hanno caratteristiche diverse rispetto ai classici carri. Ad esempio, ti faccio vedere, questo non ha la torretta rotante, quindi questa qui si ruota, il carro ruota completamente, ha una certa inclinazione la canna, però dipende, tipo per esempio limite di brandeggio sinistra destra, questi dovrebbero essere 10 gradi se non ricordo male, quindi diciamo che la canna si sposta di poco. Quindi questo è quanto. Allora ragazzi, io approfitto per salutare e ringraziare tutti quanti voi per la compagnia. Ringrazio naturalmente Moreno di essere passato a salutarmi, ringrazio Enrico, ringrazio Gaia per la moderazione, ringrazio anche Crystal per essere passato nel canale a moderare, ringrazio anche Gaspari, ringrazio Enrico, DJ Harry 80 per la compagnia. Vediamo un po' se mi sto dimenticando qualcuno. Allora, DJ Harry, Moreno l'abbiamo detto. Ok, perfetto. Willis 77. Naturalmente, come sempre, vi ricordo di passare nei loro canali e di iscrivervi. Mi raccomando. Quindi, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare Wondershare Filmora scontato del 5% tramite il mio link di affiliazione. Troverete anche il link per visitare il sito dei Piani Bio e acquistare il vero cibo biologico italiano. Gaspari mi sembra di averlo salutato, mi stavo dimenticando qualcosa, credo di aver detto tutto. Ovviamente amici di YouTube, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma anche voi amici di Twitch. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. Stato buono, io grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.